pomeriggio e benvenuti alla proiezione di Easy Living, il film della sezione Festa Mobile Film Commission Torino Piemonte. Easy Living è, mi verrebbe da dire che è una storia di confine, è un racconto di confine che si svolge tra l'Italia e la Francia intorno a Ventimiglia sostanzialmente. È la storia di quattro giovani, un ragazzino in realtà, 14enne, e una ragazza universitaria, un altro ragazzo che è un maestro di tennis, un americano che fa il maestro di tennis ma vorrebbe nella vita fare il pittore, e quindi un incontro, incontri, chiacchiere, e l'incontro con una quarta persona che è un giovane migrante, e i quattro ragazzi insieme che decidono di buttarsi in un'avventura che non vi anticipo e che vedrete durante lo scorrere, lo svolgimento del film. È veramente diciamo un piccolo road movie per una strada strana di attraversamento di confini sia fisici sia geografici che anche psicologici, cioè di racconto di formazione, racconto anche di conoscenza, di caratteri e di personalità diverse. Non voglio rubare più tempo, vi devo presentare un sacco di persone. Allora, per primi invito, opera prima, esordio nel lungometraggio, in realtà hanno già diretto dei cortometraggi che sono stati presentati, realizzato, diretto e prodotto, che sono stati presentati qui anche al Torino Film Festival. Comunque, primo lungometraggio di Orso e Peter Miyakawa. Prego. Dovete arrivare da... E insieme a loro vorrei invitare qui sul palco gli attori, che sono Manuel Udek, Camilla Semino Favro Alberto Malanchino e soprattutto, perché secondo me è il vero protagonista, James Miyakawa. E per la Film Commission Torino Piemonte Enrico Delotto, che è il responsabile ufficio produzioni della Film Commission. Allora, in realtà ci sono un mucchio di altre persone presenti, vogliamo nominarle tutte velocemente, le nomino velocemente. Allora, Giorgio Serra e Andrea Facente, attori. Andrei Nuzdi, direttore della fotografia. Aline Hervé, montatore. Francesco Schiavone, aiuto regista. Poi, settore produzione, Antonio Miyakawa, Francesco Melzi Deril, Stella Rossa Savino, Carlotta Dosio. Poi Federica Sosso, assistente produttori. Benjamin Miyakawa, direttore di produzione. Riccardo D'Amico, organizzatore generale. Giorgio Davì, coordinamento. Eugenio Garibaldi, location manager. E cavolo! Sono un sacco di omonimie però in questo caso. Ma è un caso, è un caso. Allora, la parola ai due registi, fate voi.
Allora, intanto volevamo ringraziare tutti voi per essere qua, volevamo ringraziare tanto il Torino Film Festival che ci ha cresciuti. Noi siamo di Torino e quindi per noi il Festival di Torino è il festival che ci ha fatto, che ci ha insegnato il cinema veramente. Quindi volevo ringraziarvi veramente tanto. L'altro giorno eravamo, noi siamo dei veterani del Torino Film Festival, veniamo sempre come spettatori. E l'altro giorno eravamo, come sempre, come tutti gli anni, in coda ai botteghini per i leggendari biglietti blu. E davanti a noi c'erano due signore che non avevamo mai conosciuto prima. E a un certo punto sentiamo il dialogo che fa: Titti, cosa hai preso tu? Ah, io ho preso Divorzio all'italiana, quello che parla dei porno e poi Easy Living. E lì, ed è stato lì, mi sa, che io e mio fratello abbiamo capito, cazzo, è tutto vero, ce l'abbiamo fatta. Ora comincia la sigla del festival prima del nostro film e mi sa che piango. No, vabbè. No, volevo dire due parole sul film, che Easy Living è un film che nasce dall'unione dei nostri ricordi dell'infanzia, perché siamo cresciuti, abbiamo passato l'estate dove si svolge il film e i giorni di quello che sta succedendo oggi, e abbiamo pensato qual è il modo migliore di raccontare questo se non usare il nostro grande fratello James, che racchiude noi da piccoli e noi oggi in questo film. È un film sulla potenza dell'amicizia. Potenza dell'amicizia che non solo vedrete qua, ma che è anche quella che è dietro questo film, è dietro tutti quelli che ci hanno lavorato e grandi. E ringrazio solo un attimo. Volevo anche ringraziare tanto la Film Commission che ci ha adottati durante queste riprese, perché noi abbiamo girato anche delle parti a Torino. Esatto, noi abbiamo cominciato a seguire come Film Commission i ragazzi, ormai per noi sono i ragazzi, con un altro progetto. Con un altro progetto avevamo cominciato a lavorare sulle location, poi si è insinuato quest'altro film che è venuto prima in realtà. Nel prossimo speriamo di sostenerli ancora di più. Possiamo dire che a Torino, visto che si riesce a fare un po' di tutto, no? Tutti gli ambienti, tutti i continenti, tutti i paesi, in questo caso siamo riusciti a fare un road movie dentro un appartamento, perché hanno girato praticamente dentro, quasi esclusivamente nella parte torinese, dentro un appartamento. I migliori auguri per questo film e ovviamente speriamo anche per i prossimi. Grazie a tutti. Bene, ringrazio tutti, vi ricordo che alla fine ci sarà il Q&A, e grazie a tutti, grazie al pubblico e buon divertimento.